Informo l'opinione pubblica barese, questo è il terzo giorno di sit-in permanente dinanzi al Tribunale per i minori di Bari. È stato comunicato al signor prefetto di Bari, al signor questore di Bari, al presidente del Consiglio regionale di Bari, al governatore della regione Puglia, Bari, al presidente della provincia, al signor sindaco di Bari, al signor sindaco di Trinitapoli, da dove io provengo. La mia protesta pacifica intende sensibilizzare l'opinione pubblica barese, pugliese, italiana per l'operato del Tribunale per i minori di Bari, che a distanza di 5 anni dall'entrata in vigore della legge 149/2001 che tutela il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, continua ad operare contro gli interessi della famiglia. Mi permetto di dire, ringrazio molte persone, mamme, papà, che anche con i propri figli stanno manifestando la loro solidarietà, perché il mio in Bari non è un caso isolato. Ci sono molte, ve lo posso assicurare, lo dimostrano i molti genitori che si fermano, o anche i passanti con le macchine, che stanno manifestando, cosa che io sapevo e credevo molto, come credo ancora ogni santo giorno in questa città, proprio il popolo di Bari, lo sdegno di fronte a questo modo di concepire tra giustizia e legge. È il trattamento che viene riservato alle famiglie e ai bambini. Nessuno tutela oggi in Italia la famiglia e i propri figli. Continuo nel comunicato. Si sta facendo di tutto e di più, nel mio caso, di trattenere le mie bambine, oggi di 2 anni e mezzo, sottratte, rapite da questa mala giustizia a causa di un esercito di operatori sociali, ladri di bambini. Quindi si sta facendo di tutto e di più per trattenere più a lungo possibile le mie figlie, le due bambine di 2 anni e mezzo, presso strutture pubbliche contese e sballottate come pacchi postali che nessuno controlla i maltrattamenti a cui sono a tutt'oggi sottoposti 2 bambine di 2 anni e mezzo, traumatizzate, sotto shock. Sta iniziando a uscire fuori questo marciume in queste famigerate cosiddette case famiglie, che portano tutto l'interesse possibile e immaginabile al fine di rinchiudere e di trattenere, ripeto, il più a lungo possibile quanti più bambini, solo per ragioni, ribadisco, di soldi economiche. I vari comuni pagano ingenti rette
ricevono troppi soldi, i minori in Italia sono diventati il nuovo business del nuovo millennio. Proteggete i vostri figli, vi rapiscono senza una nota, una relazione da parte dei servizi sociali. Son provata, i bambini faranno di tutto e di più, come nel mio caso, per distruggervi. L'Italia risulta essere plurima condannata per violazione dei diritti dei minori, dei bambini, da Strasburgo. Le famiglie vengono colpite e disgregate per un piano studiato a tavolino da parte, appunto, da un esercito di operatori e da parte dei tribunali per i minori. Altrimenti, a distanza dei 5 anni, dalla legge non ci troveremo ancora in queste condizioni. A questo, nel mio caso, deve aggiungersi lo strazio personale di un padre che ha avuto il divieto di vedere e sentire le proprie bambine. Come ultimo provvedimento del 4 agosto 2010 e notificatomi il 1 settembre 2011, ma sentito un po'. Essendo necessario, attestano in un decreto ultimo, essendo necessario attendere le risultanze della consulenza tecnica proprio con riferimento alla valutazione dell'esistenza di un interesse, alla valutazione dell'esistenza di un interesse delle minori a riprendere i rapporti con il proprio padre. E risultando inopportuno in questo momento interferire con le operazioni di consulenza tecnica. Signori magistrati, fino al 4 aprile 2011 io sono venuto qui in Bari, la gente lo sa, ci sono video della mia protesta tenutasi qui in Bari il 4 aprile 2011. Voi l'avete dichiarato, io sono un ottimo padre, un buon padre, ho uno splendido rapporto, secondo quando voi avete attestato, altrimenti io sarei di parte. Voi avete dichiarato, c'ho qui le prove, i documenti, i decreti provvisori, a cui sono stati messi una sfilza di decreti provvisori del Tribunale per i minori, che io sono un buon padre, le bambine sono tutti concordi, anche gli operatori sociali hanno uno splendido rapporto con il proprio papà. Io documentato, sempre dichiarato, che posso occuparmene, ho dato la mia disponibilità, che posso occuparmi delle mie figlie. Sono un imprenditore ortofrutticolo, gestisco un'azienda agricola, non mi manca niente, l'ho documentato. In casa mia vi era colf a cui io pagavo e babysitter. Io ho documentato come mi ho sempre provveduto, e tutto agli atti, lì non sfugge niente, ho sempre documentato come mi sono sempre occupato con impegno e dedizione, ho provveduto a sostenere gli interessi della famiglia, ho provveduto ad ogni esigenza di due bambine di pochi mesi, volete comprendere che significa? L'ho documentato anche con dichiarazioni, ricevute fiscali, eccetera. Ho provveduto, dicevo, al sostentamento, alle esigenze di ogni carattere medico, sanitario, di tutto e di più. Però mi impedisco.
ribadiscono, stanno facendo di tutto e di più per esautorare dalla vita di due bambini di 2 anni e mezzo, da circa 4 mesi, il rapporto tra padre e figlio. Ricordo, questo è il mio terzo giorno di sit-in permanente presso il Tribunale per i Minori di Bari. In riferimento a quanto detto, le motivazioni che il Tribunale afferma, ripeto, per una valutazione dell'esistenza di un interesse delle minori a riprendere i rapporti con il padre, io invito non solo con questo comunicato effettuato prima del 12 settembre alle autorità come al sindaco dottor Emiliano, al presidente della regione Puglia l'onorevole Nichi Vendola, al presidente della provincia l'onorevole Francesco Schittulli, io invito a questo punto anche l'opinione pubblica a dirmi se dovete avere la grazia e il diritto di dare voi, dopo il terzo giorno di sit-in permanente, una valutazione di lingua italiana di quanto viene attestato con ultimo provvedimento da parte del Tribunale per i Minori di Bari, di logica, di sentimento, di amore paterno e di responsabilità sociale. Ma che significa una, con riferimento, una valutazione dell'esistenza di un interesse? Come? Le mie figlie, se hanno un interesse a riprendere rapporti con il padre, ma ci rendiamo conto, due bambini 2 anni e mezzo, ci avete distrutto e rovinato la vita? Ma vi rendete conto? Due bambine di 2 anni e mezzo, io fino a quando avevano 16 mesi le mie figlie, rientravo a casa, le abbracciavo, le coccolavo, mi prendevo cura, all'improvviso è successo di tutto e di più nella vita di queste bambine. Di tutto e di più, è bastata una relazione falsa, non comprovata, eccepita. Risultano indagati i servizi sociali tra il comune di Trinitapoli della Barca e tra Brindisi, non comprovata né nulla, per rapire due bambine con la forza dell'ordine, tramite carabinieri, polizia. Voi queste cose le conoscete, ma qui siamo tutti a rischio e pericolo di questa ingerenza tra le mura domestiche di questi soggetti, di questi signori, come i servizi sociali, ladri di bambini. Senza se, senza ma, ridatemi le mie figlie, Aurora e Federica, devono tornare a casa. Io ho dimostrato come posso occuparmi di loro, ho sempre provveduto ad ogni esigenza, a ogni carà, l'ho dimostrato e agli altri. Dopo il terzo giorno, domani ci sarà un comunicato stampa, verrà il presidente della GESEF, che tutela un'associazione che tutela il diritto dei minori a crescere con le proprie famiglie, a trovarci. Ricordo che stiamo parlando di bambini di 2 anni e mezzo, all'età in cui è dispensabile il rapporto con la figura genitoriale per il normale sviluppo e la crescita su ogni aspetto cognitivo, emotivo, affettivo di un minore. Il minore ha il diritto di crescere con la famiglia,
difendete i vostri figli in questo stato.